L'unità della Chiesa è il lavoro della Chiesa e di ogni cristiano durante la storia. È il passaggio centrale dell'omelia di Papa Francesco nella messa celebrata stamani nella cappella di Casa Santa Marta. Riflettendo sulla lettera di San Paolo agli Efesini, il pontefice ricorda l'invito dell'Apostolo a farsi pietre vive, ma allo stesso tempo aggiunge che la pietra angolare della Chiesa è Gesù e la pietra dell'unità della Chiesa è la preghiera di Gesù nell'ultima cena: Padre, che siano uno. È lo Spirito Santo, aggiunge il Papa, che fa crescere la Chiesa, che unisce nella diversità di persone, popoli e culture. Serve però essere umili, dolci, magnanimi, qualità che agli occhi dell'uomo sono debolezze, ma, soggiunge Francesco, è nel farsi deboli abbracciando queste virtù che si diventa pietre forti, lo stesso cammino di Gesù sulla croce. Infine, si chiede quale sia l'elemento determinante per costruire l'unità della Chiesa. La speranza alla quale noi siamo stati chiamati. La speranza di andare verso il Signore, la speranza di vivere in una Chiesa viva, fatta con pietre vive, con la forza dello Spirito Santo. Soltanto sulla piantina della speranza possiamo andare avanti nell'unità della Chiesa. Siamo stati chiamati a una speranza grande. Andiamoli, ma con la forza che ci dà la preghiera di Gesù per la unità, con la docilità allo Spirito Santo che è capace di fare da mattoni pietre vive e con la speranza di trovare il Signore che ci ha chiamato, che ci ha chiamati a trovarlo quando avvenga la plenitudine dei tempi.